Ho appreso con preoccupazione le notizie che giungono delle comunità cristiane a Mosul, Iraq, e in altre parti del Medio Oriente, dove esse, sin dall'inizio del cristianesimo, hanno vissuto con i loro concittadini, offrendo un significativo contributo al bene della società. Oggi sono perseguitati. I nostri fratelli sono perseguitati. Sono cacciati via. Devono lasciare le sue case senza avere la possibilità di portare niente. Assicuro a queste famiglie e a queste persone la mia vicinanza e la mia costante preghiera. Carissimi fratelli e sorelle, tanto perseguitati, io so quanto soffrite, io so che siete spogliati da tutto. Sono con voi nella fede in colui che ha vinto il male. E a voi qui in piazza e a tutti che ci seguono per la televisione, invito a ricordare nella preghiera. Vi esorto a perseverare nella preghiera per le situazioni e tensioni di conflitto che persistono in diverse zone del mondo, specialmente in Medio Oriente e in Ucraina. Il Dio della pace susciti in tutti un autentico desiderio di dialogo e di riconciliazione. La violenza non si vince con la violenza. La violenza si vince con la pace.